Bentornati ragazzi un'altra volta sul mio canale. Sono stato un po' assente a aprile. In aprile non ho fatto tanti video perché mi sono concentrato molto di più sulla musica, che avevo 7-8 canzoni pronte da far uscire. Però siamo tornati oggi. Prima di tutto vi dirò, ho aperto un canale con uno dei miei migliori amici, che lo metto per qui, si chiama Tutto a Posto, che è un canale interamente dedicato alla musica. Poi è una cosa molto più complessa, però farò un video apposta dove vi spiegherò il tutto. Per ora vi consiglio di andare a iscrivervi se ci volete aiutare in questo nuovo progetto. Ragazzi, oggi sono tornato a fare un video perché sono emozionato. Il migliore artista della scena italiana non è un rapper, anche se tutti lo considerano un rapper. Sto parlando di Caparezza. Come ogni 2 anni, il fantastico, miracoloso Capa tira fuori un album nuovo. Io direi subito di iniziare a ascoltare l'album, ok? La prima canzone si chiama Cantology. Allora ragazzi, cioè la prima canzone è devastante, non so se l'avete notato, ma tutto il testo praticamente parla di quasi tutte le sue canzoni vecchie. Incredibile ragazzi, come sempre Capa mi stupisce, ma poi melodicamente non c'è niente da dire, c'è una cazzo di macchina, c'è una bestia. La seconda canzone si chiama Fugadà. Fugadà che già immagino... Sorry, sento rintutti qui della mia ora, tengo nei boschi la mia maratona, sveglio le notti come una mattona, rimane morti via d'amore. Ragazzi, io so che sono di parte, perché a me Caparezza mi fa impazzire, però è tornato il vecchio Caparezza. A parte il cappello, ragazzi, che non l'avete mai visto. Cappello più bello della storia. Cazzo, le prime 2 canzoni è il vecchio Caparezza. No, non c'è versi. Ascoltiamo una voce che dura 30 secondi. Guardo dietro le fronde di nuovo, mattina. Nella testa una voce di tuono, antica. Ah sì, non c'è versi. Io ve lo continuerò a dire. Caparezza, secondo me, è uno degli artisti più forti e migliori della storia della musica italiana. A parte tutta la melodia, gli strumenti, le orchestre, i vocaboli. Ragazzi, usa un vocabolario incredibile, incredibile. Ok, seguiamo con la prossima canzone che si chiama El Sendero. Calma, alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Cioè ragazzi, questa canzone è incredibile. Il sendero è incredibile. Solo le prime 4 frasi, cioè faccio un passo nella selva, senza briglie, senza sella, vado incontro alla mia libertà, già come marcio sembra Selma. Ragazzi, incredibile, mi ha dato dei brividi assurdi, perché questa canzone ti parla del fatto che noi ci si lamenta dei problemi, ma non sono i problemi davvero. Cioè i problemi sono... Dice non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi in mano. Nella seconda strofa parla di suo nonno che ha dovuto fare la guerra e poi è scappato in Australia. Cioè, noi non abbiamo questi problemi e continuiamo a pensare ad avere dei problemi seri. Cioè, continuiamo con questa esperienza mistica che sto vivendo, perché è un'esperienza mistica. Prossima canzone si chiama Campione dei 90. Penso una fuori, una mia dentro. L'innocente era certo che io fossi la ma... Bella canzone ragazzi, belloccia, un po' più tranquilla, però continua a essere il vecchio Capa. Sta parlando del fatto che lui provò a fare carriera negli anni 90 ma non ci riuscì, e quindi ringrazia i 2000 perché dal 2000 in poi riuscì a fare una carriera musicale contro natura, ragazzi, contro natura. Ambientando tutto, laggiù c'è il re leone, sta sprannando duro, natura dice lode, laggiù c'è il re leone che sta sbranando Dumbo. Che cazzo di trip incredibile. Cioè questa canzone era un trip incredibile. Eterno paradosso. Paradosso che cammina come Tyler. Già, vivo in un mondo dove sono sempre tutti contro Myper. Ho i piedi a terra ma gli unicorni sui calzini. Mamma. Porco due. Che dire ragazzi, veramente bella, una base super tranquilla con questo assolo di chitarra, e c'è una frase bellissima che dice all'inizio, che io sempre lo dico ragazzi, che tornerà alla vecchia scuola perché si stanno annoiando, e c'è una frase bellissima che dice che questi bodyguard di ora, prima erano i miei bulli, perché ragazzi, dovete pensare che Caparezza ha più di 40 anni. Un adulto che fa un genere da ragazzini, tanto ai ragazzini piace la roba per adulti. Mi sto stupendo sempre di più. Mi garba tantissimo questo album, ragazzi. Andiamo avanti, la scelta non l'ascolto perché l'ho già ascoltata. Azzera pace. Bea, quello che se non è stressato, non crea. Questa terra che tutti ogni mondo oggi vuole bere me,
Tu m'hai fatto al contrario, Odea. Ogni discussione è un carvario. Ordeal. Sono Dante a disagio con Bea. Quello che se non è stressato non crea. Vuole avere me, si ma in ginocchio moschea. Non cambio nomea, recito vocale al contrario. Oh yeah! Perché mi sta esplodendo il cervello. Ragazzi, sto volando, sono ritornato, cioè sono nel 2008. Cioè sto volando completamente. Continuiamo, questa si chiama Ace Wild Shot. Bella, però ragazzi, questa è una delle canzoni di Capa che la devi ascoltare 3-4 volte, perché devi un po' seguire il tempo e quello che dice, perché è un po' un casino. Continuiamo con Come Pripyat. Ragazzi, bellissima come Pripyat, bellissima, credo che parla della gente di ora, che sono tutti incazzati, sempre sono incazzati per qualcosa o invidiosi per qualcosa, sempre, cazzo, state calmi, Dio buono, anch'io lo dico in una canzone, dobbiamo stare calmi un pochino, andiamo. Il mondo dopo Lewis Carroll. Maiala, che viaggio! Sto facendo un viaggio enorme. Oh, continuiamo, ne manca due. Zayt. Meriti l'Oscar Wilde. Cioè, allora, ragazzi, io dopo ascoltare questa cosa, a parte c'ho la tachicardia, cioè, a parte mi scoppi il cuore ora. Io solo posso pensare a che spero con tutto il mio cuore di poter andare a un concerto. Cioè, te lo immagini un concerto? Questa cazzo di canzone ti distruggi, Dio buono. Cioè, io me lo sto solo immaginando in un concerto con 20.000, 30.000, 40.000 persone e saltano. Continuiamo con l'ultima canzone che si chiama La Certa. Ragazzi, sono rimasto sono rimasto completamente senza parole. Cioè, la prima parte, la canzone, a parte i bassi, sono devastanti, mi sta scoppiando le casse, però. Ha detto una cosa che è una stronzata, però è veramente bella. Vengo a riportarti coi piedi per terra, anche se voli così in alto che calpesti i droni. Comunque, nell'album ci sono anche delle piccole canzoni come quella che abbiamo ascoltato prima, che è più una poesia che una canzone. Per esempio c'è La Matrigna, che dura 28 secondi. Passo una scossa, una dinamite. Perdo le difese come l'islandese. Poi c'è Marco e Ludo. Abbiamo ancora un'altra che è Ghost Memo da 20 secondi. La mia città fantasma era città fantastica. D'avanguardia, giuro, davantarla. Era quella candida come parte. E l'ultima, che anche questa dura 30 secondi, si chiama PS. La storia per bambini è diventato un film western. La regina lucida, una carabina Winchester. Buca l'infosclera per due vignette. Qui si muore più di razionale. Porco due! Allora ragazzi, come ben sapete, chi conosce Caparezza dovete capire che l'album va ascoltato 7-8 volte, ok? Perché i testi vanno analizzati uno ad uno, perché come sappiamo Caparezza nasconde sempre delle grandissime perle in tutti i testi e in tutto il testo. Quindi va analizzato, va riascoltato tante volte, però per un primo ascolto così a freddo, ragazzi, io sono rimasto senza parole, sono rimasto senza fiato, mi ha dato tachicardia, io devo solamente dire grazie Caparezza, grazie perché ho fatto un viaggio indietro nel tempo. Quello che ho capito è che più o meno tutto l'album va su questo, sul tempo, no? Sul passare del tempo, eccetera. Però sì che allo stesso tempo abbiamo fatto un viaggio nel tempo. Io sono tornato al 2008, 2005, 2010, io sono ritornato. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un grande like. Ringraziate Caparezza, per favore. E ci vediamo nel prossimo video.